Amici di Braciami Ancora, vi presento le protagoniste di questo video. Quattro sventole da urlo. Questa, ragazzi, è una Simmental bavarese. Guardate che porterhouse, guardate che bisteccone, una roba pazzesca. Questa, quando la mangiate, si scioglie in bocca, è la fine del mondo. Bam! Vaglio americano Snack River Farm, praticamente la bistecca più ricercata da qualche anno a questa parte. Qui abbiamo un tomahawk di Angus americano. Tanta roba, ovviamente questo è il vestito blu della carne, va sempre bene e con questo vincete sempre 4-0. Last but not least, ragazzi, la rubia gallega con il grasso giallo. Guardate qui che meraviglia, guarda, guarda qui. Questo non è grasso e sapore, questo è orgasmo carnivoro. E per finire, ragazzi, un carpaccetto di bue galiziano frollato, 300 giorni. Benvenuti, ragazzi, ad una cena che abbiamo deciso di offrire ad alcuni nostri fan dal valore di 1.000 euro. Oh, ragazzi, ve lo dico a inizio video, così mi tolgo il pensiero: tutti i prodotti carnivori che vedrete in questo video, comprese queste bistecche strepitose, le trovate su brittiselection.com. ve lo spedisce a casa, è molto serio e, rispetto ai tanti rivenditori di carne online che si trovano in giro, ha una garanzia, la garanzia che rispecchia sempre gli standard che propone nel suo sito. Quindi niente fregature, niente brutte sorprese. Ci metto la faccia perché conosco il proprietario, persona straseria. Tra l'altro ha attivato un codice acquisto, però ci viene ancora 001. Se comprate con quello, vi manda pure un regalo carnivoro oltre all'ordine che fate. Direi, ragazzi, tanta roba. Però vi devo spiegare perché c'è tutta questa meraviglia e vi devo spiegare quello che io e Francesca ci siamo inventati. Apro parentesi, se volete, ragazzi, partecipare a questi video, seguiteci su Instagram, Braciami Ancora, Braciami Ancora, dai, ragazzi, ci vuole poco, basta un tap e ci seguite. Insomma, cena da 1.000 euro con sorpresa, ma, l'abbiamo chiamata, ma la surprise sarà che appena arrivano dovranno fare un'estrazione. Esatto. Quindi quattro di loro mangeranno e berranno per 1.000 euro, quattro di loro mangeranno e berranno per 15 euro. Io ho coinvolto British Selection, gli ho detto: portami il meglio del meglio che hai, ma portami anche un prodotto consumer chip. La cosa bella è che i nostri fan che arrivano non lo sanno che quattro di loro mangeranno la porchetta e quattro di loro invece mangeranno the top level. Sono arrivati tutti, hanno portato tutti quanti il certificato che sono negativi, hanno fatto tutti il tampone, siamo pronti, andiamo. Sono arrivati i fan, abbracciami ancora. Guardate che faccio. Salutate, ragazzi, salutate. Questi otto sono stati convocati a un evento che aveva un titolo: cena da 1000 euro con sorpresa. E beh, ora, ragazzi, la sorpresa gliela svegliamo. Io lo dici te? Io dico io? No, io. No, non c'ho il coraggio di io. Ragazzi, allora, vi abbiamo invitato a questa cena, evento, una cena da 1000 euro con sorpresa. Il fatto è che la sorpresa non sarà molto dolce, nel senso che la carne da 1000 euro io ce l'ho solo per quattro di voi. Gli altri quattro, ragazzi, sono stati invitati a mangiare una cena il cui valore sarà di 15 euro. Va bene? Questo è ciò. Sarà la sorte a decidere chi mangerà da 15 euro e chi mangerà da 1000 euro. Qui adesso ci seguite e facciamo un'estrazione come si deve. Qua c'è una porchetta e vi posso assicurare che è strepitosa. E c'è un vinello. Che vinello è questo? Questo è un lambrusco fantastico, lambrusco. Ci sta da Dio la porchetta. Del lambrusco, certo, wow. È certo. E qui, signori, vabbè, la carne ve l'ho presentata prima, ma la fregate, c***o. Passicaia 2016. Ma lo conosci sto vino? Me ne hai parlato più volte. Sono pronti? Allora, questo prega. Il bagnino prega, mamma mia. Che spiaggia stai? Maccarese. Raga, Maccarese, mettete la ciambella prima di andare a far bagno, ok? Dentro questa busta ci sono 8 tappi. 4 tappi sono rossi e 4 tappi sono normali. Lo prendete e aspettate, ok? Fila la mano. Ok, tienilo. Tienilo. E vediamo che succede. Aspetta, soffio. Vai. Bene, vuoi che soffio pure a te? Vai, tanto non lo sai. Così. Io posso toccare di Bobbo Nois. No, anche no, grazie, non facciamo queste cose, Va a vedere? Certo, tanto non sapete che cos'è. Vai, chef. L'ultimo così, perché so due, facciamo così. Vai, no, giusto, ma non ci prende tempo. Vai. E te l'hai rimasto. Vabbè, benissimo, allora. La cena da 15 euro spetterà a quelli che hanno preso il tappo rosso. Okay. No, che sì! Che cosa, sì? Sì, che cosa! Sei felice? Risputa, risputa!
Io sono stato quello. Senti, in tesoro mio, tu c'hai la cena del 12 euro. Un timer di 3 bicchieri, vai, tutto di plastica, metti da sotto là. Tu fa vedere. Iniziamo dall'aperitivo. Ovviamente mangerete in maniera differente e berrete in maniera differente. Vi faccio fare un bel aperitivo con un Berlucchi, con un Berlucchi 61 Nature, quindi significa che è molto secco. Ovviamente servo prima loro, no? Ovvio, ovvio. Allora se servono da soli, ma perché li servi pure? Ma infatti sì. Chef, riesci a servire, vai. Aspetta, c'ho l'ascella pezzata, non ti offendi, vero? Ti è bene, tutta saluta. Oh. Aspetta, posso? Sì, basta, posso, vai, mi fa così, mi raccomando, Allora, questa ragazzi è la taverna dei 15 euro. L'osta è embriaco. Porca c***a, è finito, regà. È finito, me ne portate un altro. Oh, è buono, buono, eh? No, non è buono. Se butta giù, no, intanto non devi guidare, ma dove dormi stasera? No, dormo qua dietro. Vabbè, che bevi, no? Scusa. Vabbè, dai, ci sei, posso? Sì, che ci sta? È questo. Involontariamente mi sono sporcato le sante dita. No, non usa, senza. Ci stanno? Tanta miseria, che cos'è ragazzi, mo la tagliamo. Questa porchetta la fa Gabriele, ok? Nel suo sito trovate sia le bistecche che mangeranno questi bucioni sculati fortunati, ma sia diciamo i nostri amici da 15 euro. Vi posso assicurare che è tanta roba. Spaghetti. Madonna mia. Chef. Madonna santissima! Mangiate la roba da 1000 euro, mangiate, posso? Porco giuda, vado. Mamma mia, ciao. Ma vuoi massaggiare la cosa? Sì. Andiamo, che fa? Puntato, va. Madonna santissima. Tu che mi conosci, come dico io quando assaggio sta roba? Mortacci quanto è buono. Allora, iniziamo con l'antipasto per la cena dei 1000 euro. Io farò solamente questo gesto perché non me ne intendo. Andiamo. Però ho con me Gabriele della British Selection che ci spiegherà che cosa si stanno per mangiare. Insomma, una roba figa, una roba figa. Ecco qua, vai Gabri. Andrete a degustare un carpaccio di picagna di bue galiziano frollato intero per 300 giorni. Ole, ole! Vabbè, scusa, ma noi rispondiamo con pizza e fichi, vai, tiè, oh, picagna, ole! Michele, io vedi, sto già tagliando i piatti, perché sì, i miei hanno un secondo antipasto. Bene, che gli andasse di traverso. Vi ho portato un tataki di zebra con un gel di zenzero, un'alga, molto lo dico, scusa. L'alga. Mo pianti dai, Da tagli del zero, questa faccia, d'armolice, te rendi conto, sì. Io già mi immagino, questo torna al paesello, ma chiama tutte le pischelle, fa un senno sostato, ho mangiato la zebra, che così fa. Tutte le donne del paesino, come si chiama il paesino? Menafro. Tutte le donne del Menafro ai suoi piedi. Cambio questo, volevo scambio, sta a provare a chef. Ma te che no, però io voglio pure la porchetta, perché sennò se mi mangio solo la zebra. Questo vuole la chef ben cotta e la porchetta e la zebra. Che scrocchia. Ma domani te lo dico. Questa è alga, è roba tua, te la mangi? No, lasciamo allora. Ma mangiate, sto assaggiando. Questo è un raviolo ripieno di stracciata e bacca rossa 36 mesi. Francesca, scusami, una bottiglia del genere in una enoteca o in un ristorante a quanto sta? In carta qua, se se la prendono, 350. 350 euro, quello che è derbolì senza la merita, capito? Ma perché? Senza la merita.
parmigianone. Oh, guarda qua. Alla faccia vostra. Come sentite? La parte più buona. E ti credo, sono venuto apposta. Mortaccio è buono. Buona, vero? Il momento dei secondi. Mile, tu che sei chef, ma me l'andresti a cucinare a te il bistecco? Sì. Te lo posso dire? Sì, davvero? Sì, davvero? Sì, davvero? Sì. Allora, un applauso a questo. Le bistecche sfrigolano, vi presento Gabriele Britti, Brit Selection. Grazie per averci portato la carne, riassumimi bene il tuo servizio. Allora, noi di Brit Selection spediamo in tutta Italia dalle 24 alle 72 ore, isole comprese, selezionando le migliori razze al mondo senza badare a compromessi sulla qualità soprattutto e sulla continuità della qualità stessa. Ad esempio Rubbia Gallega sempre con il grasso giallo, Wagyu sempre ultra marezzato. Quindi ragazzi, scoprite tutti i nostri prodotti su britselection.com. Tavolo dei fortunelli da 1000 euro, Simmental bavarese. Olè! Qua. Vai, mettila. Poi Angus America, vai. Mazza, vado a prendere altro. Vai. Mamma mia. Praticamente è come se mi dicessero, quando io sono di fronte a una Rubbia Gallega di questo aspetto, con il grasso giallo e una porchetta di queste dimensioni e di questa fattura, è come se mi dicessero: vuoi più bene a mamma o a papà? Ok? Io non so distinguere quale delle due sia mamma, quale delle due sia papà. Per me Rubbia Gallega e porchetta rappresentano la mamma e il papà carnivori. Lo sai, non saprei da dove iniziare. Però vabbè, a sto punto ragazzi, questa ve la siete meritata. Guarda, 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 guarda. Che cosa pazzesca. Che roba. Tiè, oh, vai, due. No, su. Su che? Tiè, tre. Gabriele vi spiega il corretto modo per degustare queste robe strepitose che immeritatamente vi state mangiando. Allora ragazzi, in particolare la Rubbia Gallega, per degustarla nel migliore dei modi, cioè assaporare proprio i pascoli della Galizia all'interno di questa carne, bisogna mangiare a proporzioni 50 e 50, un pezzo di grasso e un pezzo di magro. Quindi il grasso in eccesso va rimangiato con il magro che si trova all'interno della costa. Dagliò tutto, dagliò tutto, va, dagliò tutto. Boh, va, burina, vai, oh. Dagliò tutto. Vai. A te la porchetta piace? Niente a te, quindi. No, lo stai facendo. Quanto è buono. Si è commosso. Sei bravo. Ah, burina, no? Come è buona? Ma che dici? No. Da questo, tieni. Da dove sei uscito? Dallo zoo. A Modena come si dice mortacci quanto è buono? Vacca boia. Come si dice in Molise mortacci quanto è buono? È buona davvero! Ah, c'è è questo, buono. È tutto crunch questo, via. Grazie. Non ti piace. Allora io per i miei da 1000 euro concluderei con Valpolicella di Dal Forno, l'anno, scusate, 2012. Senti, com'è andata sta cena da 15 euro? È andata bene. È andata bene? Sì, sì, cioè, sì. Cioè, sei soddisfatta? Buono. Sì. Oh, perfetto. Com'è andata? Io lo so che tu avevi puntato la cena da 1000 euro. Ti è toccata quella da 15. Mi fai una sgranocchiata in mio onore? Mamma mia, mi sa che ti ingaggio, lo sai? Mi viene a fare controfigura? A posto.
secondo me il wagyu era la carne più buona. Ah sì? Di tutte? Sì. Tutto bene, sono felice che sei stato bene. Oh, tu sei l'ultimo. Io mi sono mangiato tutto. Tutto, niente. Allora, tu sei stato meglio di tutti. Tu sei mangiato tutto. E mi sono provato la porchetta. C'hai provato il modo di rifiutare, io ho visto che hai allungato la mano e ho mangiato la porchetta. Soddisfatto. La porchetta sì. Ma date che fatto la faccia della felicità. Bene, ragazzi, grazie di cuore, grazie di cuore. Però, voglio dire, va fatto bere bene o no? È finita? Sì, ci siamo, è finita. Diciamo, abbiamo approfittato del fatto che tu non ci fossi più, abbiamo preso la bottiglia e l'abbiamo finita. Non so se potevamo... Quindi vi è piaciuto? Assolutamente. Vi è piaciuto? Ah, intanto è farvi capire che sì, 1000 euro sicuramente è una grandissima cena, ma pure con 15 euro si può bere, con l'abbigliamento giusto si mangia anche molto bene e può essere un bel gusto. Lui ha detto qualcosa, ha detto... Per quanto quello che stiamo dicendo adesso possa solo apparentemente sembrare una supercazzola, sappiate che supercazzola non è, si può mangiare bene anche con 15 euro, basta scegliere i prodotti giusti e i produttori giusti. E l'abbigliamento giusto. Noi, esattamente. Grazie, arrivederci. Ciao. Ragazzi, il video praticamente termina qua, io spero che vi siate divertiti, spero che sia stato un video diverso dal solito, ovviamente io me ne torno a casa con l'osso e Francesca con la bottiglia vuota. La morale, ragazzi, di questo video qual è? Si può mangiare bene, si può mangiare da Dio spendendo anche 15 euro, certo che con 1000 euro si mangia bene e si ha approccio, si può assaggiare roba fantascientifica, ci sta, è ovviamente normale, però anche con 15 euro con i produttori giusti e gli avvenimenti. Abbinamenti giusti, si può andare alla grande. Assolutamente. Grazie, sì. Perché oggi hai di nuovo azzeccato tutti i vini. E ragazzi, è tutto quello che vi volevo dire, ve l'ho detto. Un abbraccio e che la braccia sia con voi. Ciao! Ciao!